avanti. Entra. Si sieda. Arturo Merceau, nato ad Algeri il 7 marzo 1903, impiegato. Ha già pensato a scegliersi un avvocato? No, non credo che sia necessario. Perché? Perché il mio caso è talmente semplice. La corsa, eh? Marito. Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so. Ho ricevuto un telegramma dall'ospizio. Madre deceduta, funerali domani, distinti saluti. L'ospizio dei vecchi è a Marengo, a 80 chilometri da Algeri. Ho preso l'autobus delle 2, faceva molto caldo. Ho dormito quasi tutto il percorso. Famiglia Merceau? Sì. Posso vedere subito mia madre? Dovrà prima vedere il direttore. Sì. Sa, dobbiamo seppellirla subito per via del gran caldo. Qui non ci sei ancora abituati all'idea che già bisogna correre dietro al carro. Sta zitto, ti pare il caso di dire al signore certe cose? No, anzi, è interessante. Venga con me. La signora Merceau è entrata qui 3 anni fa. Lei era il suo unico sostegno. Io non sono che un impiegato. Immagino che risulti dall'incartamento. Lei non ha bisogno di giustificarsi, caro figliolo. Suppongo che lei voglia vedere sua madre. L'ho fatta trasportare nella nostra piccola morgue per non impressionare gli altri. Senta, vuol vedere se... Sì, signor direttore. Lei non era in grado di provvedere a sua madre. Le occorreva un'infermiera. Lei ha uno stipendio modesto. Poi, tutto sommato, la signora Merceau era più felice sì, qui. Sì, da molto tempo non avevamo più niente da dirci. E lei si annoiava a restare sempre sola. Già qui. L'hanno chiusa. Ora tolgo subito il coperchio, così lei può vederla. Come? Non vuole? No. Perché? Non lo so.
Capisco. Si sieda. Cancro quella. Per cenare, se vuole, può andare al refettorio. No, no, grazie, non ho fame. Vuole che le porti una tazza di caffè latte? Ma volentieri, mi piace il caffè latte. Allora devo lasciarla. Si è fatto sera quasi d'un tratto. Dietro la vetrata si è addensato il buio della notte. Fra poco verranno gli amici della sua signora madre per la veglia. Si usa così. Intanto io preparo le sedie e vado a prendere un po' di caffè. Da molto tempo lei sta qui? 5 anni. Fuma? Non si potrebbe spegnere una delle lampade? Non è possibile. L'impianto è fatto così. O tutte e due o niente. Molto affezionata alla sua povera mamma. Dice che era l'unica amica che aveva qui e che ora non ha più nessuno.
permettiamo mai ai ricoverati di partecipare ai funerali. È una questione di umanità, ma ho fatto un'eccezione per un vecchio amico di sua madre, Tommaso Perez. Lei capisce, un sentimento puerile, ma non si lasciavano mai. All'ospizio li prendevano in giro. È la tua fidanzata, dicevano a Perez, e questo gli faceva piacere. Picchia, eh? Come? Picchia. Già. Chi è, sua madre? Sì. Era vecchia. Così. Anima ius et anime omnium fiderium defunctorum, per misericordiam de requiescat in pace. Amen. Di quella giornata mi è rimasto il ricordo della terra con lo sangue che rotolava sulla bara della mamma. Lo svenimento di Perez, i gerani rossi sulle tombe del cimitero. Salute. Ma è lui o non è lui? Maria. È un pezzo che non ci vediamo. Lavora sempre da Schiaffino? Sì. E lei dove lavora adesso? Io, sempre dallo spedizioniere dove sono andata quando ho lasciato Schiaffino. Ah, peccato proprio che non sia rimasta con noi. Ah, ma come lavoro sto meglio dove sono ora. Venga. Sono disteso con la testa appoggiata al suo ventre. Lei non ha protestato ed io sono rimasto così. Avevo negli occhi tutto il cielo, che era celeste e oro. Allora, che cosa hai deciso? Vuoi davvero andare al cinema? Sì, mi piacerebbe di vedere quel film con Fernandel. Va bene. Sei in lutto? È morta mia madre. Quando? Ieri.
Mi sono ricordato che era domenica e questo mi ha dato fastidio. Non mi piace la domenica. Il tempo era bello, ma l'asfalto era umido e macchiato di grasso. I passanti diretti al centro erano rari e con l'aria frettolosa. Ho pensato che era sempre un'altra domenica passata. Adesso la mamma era sepolta. Io avrei ripreso il lavoro e tutto sommato non era cambiato niente. Buongiorno. Buongiorno. Sieda, sieda pure. Come va? Va bene? Sì, sì, bene. Non è troppo stanco? No, no. Le mie condoglianze. Grazie. Dica, Merso, quanti anni aveva sua madre? Una sessantina. Ah, ecco. Senta. Emanuele! Ehi! Andiamo. Andiamo. Dai, vediamo quello, forza! Celeste, siamo qui! Buongiorno, come va? E ho molta fame. Oh. Meglio così. Solito? Mm? Sì. Cosa vediamo oggi? Antipasto, bistecca, formaggio, frutta e caffè. Bene. Fra i piedi. Vieni, carogna. Muoviti. È una
bella disgrazia, eh? Non le fa schifo? No. Ho in casa del sanguinaccio e del vino. Perché non viene a mangiare un boccone con me? Volentieri, grazie. Dicevo, conoscevo una donna, diciamo subito che era la mia amante. E l'uomo con cui ho fatto a pugni è il fratello, capisci? Parliamoci chiaro. Lo so cosa dicono di me nel quartiere, che io sfrutto le donne, ma io ho la coscienza a posto. Sono un magazziniere. Ma torniamo alla mia faccenda. Dunque, io le pagavo l'affitto della camera. Le davo un 20 franchi al giorno per mangiare, un paio di calze ogni tanto. Insomma, erano 1000 franchi al mese. Ma la signora diceva che non le bastavano, che non ce la faceva con quello che le davo. E allora dico io, ma perché non lavori magari solo a mezza giornata? Mi alleggeriresti almeno delle piccole spese. Ma lei, niente. È stato così che mi sono accorto che c'era del marcio. Un giorno ho trovato nella sua borsetta un biglietto della lotteria e lei non ha saputo dirmi come aveva fatto a comprarlo. Un'altra volta le ho trovato una polizza del Monte di Pietà. La prova cioè che aveva impegnato 2 braccialetti. Lei mi capisce? Gliel'aveva dati quei 2 braccialetti. Così ho visto chiaro, c'era proprio del marcio. E allora l'ho piantata. Però prima gliel'ho suonata. E gli ho detto il fatto suo. E cioè che lei non voleva fare altro che spassarsela con la sua cosa. E come gliel'ho detto, lei lo capisce, signor Mersù. Te la invidiano tutti, la tua felicità. E un giorno, il bene che ti davo, lo rimpiangerai. Prima di allora la picchiavo, ma affettuosamente, per così dire. Lei strillava un po', io chiudevo le persiane. E finiva sempre allo stesso modo. No. Tu sì. Ma ora è una cosa seria. E per me non l'ho punita abbastanza. Per questo volevo chiederle un consiglio. Prima avevo pensato di incastrarla, chiamare la Buoncostume, provocare uno scandalo e farla schedare. Poi mi sono rivolto a certi amici che ho nel giro. Ma niente da fare. A che serve essere nel giro? Mi hanno consigliato di sfregiarla, ma non è questo che volevo. Ora, mi dica un po' lei, cosa ne pensa di questa faccenda? Non penso niente, ma è interessante. Secondo lei c'è del marcio, sì o no? Non ho forse ragione a dire che c'è del marcio? Sì, certo, c'è del marcio. Adesso le dico la mia idea. Voglio scrivere una lettera a questa donna, piena di insulti e minacce, ma al tempo stesso piena di cose che mi facciano rimpiangere. Voglio farla venire da me e ci voglio andare a letto. Ho sempre nostalgia del suo coito, lei mi capisce? Ma proprio al momento di finire, le sputo in faccia e la butto fuori a calci. Che gliene pare, eh? Sì, sì, mi sembra che così sarebbe abbastanza punito. Siamo d'accordo, dunque. Il guaio è che io so quale deve essere il tono della lettera, ma non sono capace di scriverla. È per questo che ho pensato a lei per buttarla giù. Le dispiacerebbe scrivermela subito? No. Adesso sei un vero amico. La donna si chiama Yasmina Belanter. Araba.
Maria è venuta a prendermi in ufficio. Abbiamo attraversato tutta la città, passando per le strade principali. Le donne erano belle. E ho chiesto a Maria se lo notava anche lei. Lei mi ha detto di sì e che mi capiva. Tu mi sposeresti? Per me è lo stesso. Ma se ci tieni, possiamo anche sposarci, sai? Ma tu mi vuoi bene? Non lo so. Se ci penso, direi di no. Ma se vuoi, sposiamoci. È una cosa seria. No. 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 Ha detto che era uno strano tipo. E forse proprio per questo mi voleva bene. Poteva anche essere però che per questa stessa ragione un giorno mi avrebbe disprezzato. Da quel momento abbiamo avuto fretta di tornare a casa e buttarci sul mio letto. Avevo lasciato le finestre aperte. Ed era bello sentire il fresco della notte sui nostri corpi. Perché non lasci la porta aperta? Viene un po' d'aria, si sta meglio. Sì. Guarda che cosa mi sono messa. Ah, vediamo cosa hai comprato. Bravo, niente male. Che succede? Ah, è una storia che dura da 8 anni. Il cane ha una malattia della pelle. Perde tutto il pelo. E si è coperto di croste. Il vecchio ha finito per rassomigliarmi. Da parte sua, il cane ha imparato lo stesso modo di camminare del padrone. Sembrano della stessa razza. E tuttavia si detestano. Mi vuoi bene? Non ha molta importanza. Ma mi sembra di no. Vuoi ancora? Sì. Mi hai fregato, eh? Mi hai fregato! Ma ti faccio vedere io! Ti insegno io che succede! Ma ti frega uno come me! Ma che succede? Fai qualche cosa, corri a chiamare una guardia. Non mi piacciono le guardie. Ci vado io! Ci vado io a chiamare una guardia! Ci vado io! Eccola la guardia, eccola! Venga, signor poliziotto, presto, al secondo piano. Avanti, avanti, circolate. Andate via. Via. Signora guardia, guardi che mi ha fatto. Mi ha picchiato, mi ha picchiato. Come ti chiami? Raimondo Sanchez. Levati la sigaretta di bocca quando parli con me. Posso raccattare la cicca? Sì, signore, puoi raccattarla. E ricordati che un poliziotto non è un manichino.
È questo, signora guardia, a dare del magnaccio a uno. Sta zitto! Con te, piccola, ci rivediamo. Ho detto basta! E tu, via, fila! Via, svelta, vattene via! Siamo intesi, tu non ti muovi di qui finché non riceverai la chiamata del commissario, capito? Ti dovresti vergognare, sei ubriaco e tremi come una foglia. Ma io non sono ubriaco. Sono qui davanti a lei e tremo, per forza. Avanti, circolate. Circolate, via. Signora, per cortesia, via. In questa storia ti sei comportato da uomo. Ora sei proprio un vero amico. Hai fatto bene a dirgli che lei aveva cercato di fregarmi. Conosco bene i poliziotti e so come vanno presi. Ti aspettavi che io reagissi al suo schiaffo? No, no, non mi aspettavo niente. Del resto i poliziotti non mi piacciono. Facciamo un giro? Vuoi che passiamo un momento al casino? No, no, non mi va. E poi domani devo alzarmi molto presto. Sì, anch'io sono stanco e poi per oggi basta con le donne. E così siamo tornati verso casa camminando piano piano. Raimondo era molto cordiale con me e io ho sentito che in quel momento stavo proprio bene. Signor Salamano, cosa è successo? Se n'è andato. Oh. L'avevo portato in piazza d'armi, come faccio sempre. C'era parecchia gente lì intorno ai baracconi. Mi sono fermato un momento per guardare il re delle evasioni e quando ho fatto per andar via, lui non c'era più. Avrei dovuto comprargli un collare più stretto, ma non avrei mai creduto che quella carogna se ne potesse andar via così. Ah, ma ritornerà. Se almeno qualcuno lo raccogliesse, ma questo non è possibile, perché fa schifo a tutti con quelle croste. Chissà dove sarà finito. Ma è semplice, andate al canile municipale, pagate la multa e ve lo restituiscono. Dovrei anche pagare per quella carogna. Per me può crepare. Buonanotte. E ancora grazie. È andato tutto benissimo. E mi sono levato una soddisfazione. Buonanotte. Che ne dice lei, signor Morceau? Se l'hanno preso, me lo restituiranno. Io sono disperato. Perché non vi comprate un altro cane? No, io sono abituato a quello lì. Capisco, e l'avevate da molto tempo. Dopo la morte di mia moglie. Io non sono stato mai felice con mia moglie. Ma in fondo mi ero abituato a lei. E quando è morta, mi sono sentito solo. Allora pensai di chiedere un cane a un compagno d'ufficio e lui mi regalò quello che era ancora cucciolo. Ho dovuto allevarlo dandogli il biberò. E siccome un cane vive meno di un uomo, abbiamo finito per diventare vecchi insieme. Aveva un brutto carattere, ma era un buon cane, tutto sommato. Un cane di razza, no? Peccato che lei non l'abbia conosciuto prima della malattia. Il pelo era la cosa più bella che aveva, ma la sua vera malattia era la vecchiaia e non si guarisce dalla vecchiaia. Già. La sua povera signora madre voleva molto bene al mio cane, sa? E anche lei, signor Morceau, deve essere molto infelice ora.
Speriamo che i cani non abbaino questa notte. Credo sempre che sia il mio. Buonanotte. Non so perché ho pensato alla mamma. Sì, d'accordo. Benissimo. È un mio amico, si chiama Masson, molto simpatico. Ci invita domenica alla sua capanna al mare. Ma sì, gli ho parlato di te. Certo, puoi portare la tua amica. La moglie di Masson si sentirà meno sola in mezzo a noi tre. Adesso devo lasciarti, mi chiamano, non posso... Aspetta, è importante. Sbrigati. Volevo dirti una cosa. Sono stato seguito per tutto il giorno da un gruppo di arabi. Uno di loro è il fratello della mia amante. Se rientrando lo vedi vicino casa, avvertimi. Hai capito? Avvertimi. Sì, sì, ho capito. Perciò, sì. Chi vuole il principale? Va bene, stai tranquillo. Su, arrivederci, vai. A domani. Avanti, avanti. Si accomodi. Si accomodi. Senta, Monsieur, vorrei parlarle di un progetto ancora molto vago, ma intanto vorrei conoscere la sua opinione in proposito. Ho intenzione di aprire una succursale a Parigi per trattare gli affari direttamente sul posto con le grandi compagnie. Volevo sapere se lei sarebbe disposto ad andarci. Questo le permetterebbe di vivere a Parigi e di viaggiare buona parte dell'anno. Lei è giovane. Mi sembra che una vita del genere dovrebbe piacerle. Sì, 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 ma in fondo per me lo stesso. Come? A lei non farebbe piacere di cambiare vita? La verità è che non si cambia mai vita. Le vite si equivalgono tutte. E la mia qui non mi dispiace affatto. Non ho nessun motivo per cambiarla. Lei non risponde mai a tono, sempre a mezzo. Non ha nessuna ambizione, ecco. E per chi è negli affari è disastroso. Vada, vada, ne parleremo un'altra volta. Quando ero studente avevo molte ambizioni, ma quando fui costretto ad abbandonare gli studi, capii subito che tutte queste cose non avevano una vera importanza. Allora, io... domando scusa. Ah, che prescritto, fa piacere. Cos'hai dentro la borsa? Fammi vedere cosa hai portato. Ma che cosa cerchi? Non c'è niente da mangiare. Ho preso solo i costumi da bagno. Ti ho fatto aspettare, eh? Scusa. Salute. Ti presento Maria Cardona, Raimonda Santessi. C'è tempo per un caffè? Sì, sbrighiamoci, non so già aspettare. Che cosa c'è? Il secondo alla sinistra è il mio uomo. Andiamo. Tre caffè. Ma cosa c'è? Ah, niente, sono degli arabi che ce l'hanno con Raimondo. Ah, ecco l'autobus. Allora andiamo via, niente caffè. Ma ormai è una faccenda chiusa, non può più succedere niente. Andiamo. Andiamo. Grazie. Thank you.
fare un complimento a mio marito, ma questa mattina è stato proprio bravo. Guarda qua che frittura. Ehi, hey, Masson! Masson! Tua moglie è contenta di te! Sì! Oh! Aspettami! Lo sai che stamattina non vi ho dato neppure un bacio? Senti, perché non dici al tuo capo ufficio che ci hai ripensato e che accetti il posto a Parigi? Così io vengo con te. Mi piacerebbe vedere Parigi. Ci ho vissuto tanto tempo fa. E com'è? È sporca, piena di piccioni, di cortili senza luce e la gente ha la pelle bianca. Signora Masson, vuole che venga ad aiutarla? Mi vergogno di essere qui a divertirmi mentre lei lavora per noi. No, no, restate, faccio tutto da sola. Fai presto che è quasi pronto, Va bene. Masson è già andato su, guarda. Andiamo a mangiare? Sì, ho fame, andiamo. Vieni in acqua. Sapete che ore sono? No. Sono le 11:30. No. Abbiamo mangiato prestissimo. E va bene così, perché l'ora giusta è l'ora in cui si ha fame. Vogliamo fare una passeggiata sulla spiaggia? Sì. Mia moglie dorme sempre un po' dopo mangiato. Va bene riposare. Io non sono d'accordo. Ho bisogno di camminare. Signora Masson, io resto e l'aiuto a fare i piatti. Allora, andiamo? Sì. Raimondo, vieni anche tu. Su, su. Facciamo presto. Ehi, muoviti. Sì. E quando tornerete ci troverete addormentate come due angioletti. Ma scusa, come hanno fatto a seguirvi fino qua? Ci hanno visto prendere l'autobus. Se veniamo alle mani, tu, Masson, ti occupi del secondo. Io mi occupo intanto del mio uomo. E tu, Masson, se ne arriva un altro, è per te. Guarda che gli faccio!
Sta attento, ha un coltello! Non ferito! Fai vedere. Ma sfregiato. No, no. Fai vedere. Sì, ma no, sfregiato. No, non è niente, non ti preoccupare, vieni. Signorina! Signorina! Venga! C'è un dottore che ha un capanno poco distante e che viene sempre la domenica. Vado a chiamarlo. Ma no, è una ferita superficiale. Posso benissimo... Ma che è successo? Ma niente, è stato un arabo laggiù. Lasciami in pace. No, non puoi sparargli così. Non ti ha neanche rivolto la parola. Allora lo insulto e se reagisce l'ammazzo. No, parlagli da uomo a uomo, dammi la pistola. Se l'altro interviene o tira fuori il coltello, ci penso io. Se ne sono andati. Eh sì, hanno capito. Già. Bene, sarà meglio tornare in città. L'ultimo autobus parte alle 5. Sono rimasto sui primi gradini completamente stordito dal sole. Scoraggiato davanti allo sforzo che avrei dovuto fare per salire in casa e affrontare ancora le donne. Sono ritornato sulla spiaggia e mi sono messo a camminare. Thank you.
Mi sono scrollato via il sudore e il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio del giorno, lo straordinario silenzio di quella spiaggia. Allora ho sparato ancora. E furono come quattro colpi secchi battuti alla porta della sventura. Perché ti portano qui? Ho ammazzato un arabo. Se vuoi dormire, prendi questa. Devi arrotolarla così e ci fai un cuscino. Prova. Grazie. Vuoi fumare? Sì. State mai a sentire quello che vi si dice. Ma ci hanno ordinato. Dovevate così metterlo in cella d'isolamento, non capite mai niente. Su, dai, sbrigati. Marceau. Marceau. Su, alzati. Via, via, in cella d'isolamento. E avanti, muoviti. Tu accompagnalo. Vieni con me. Dai, sveglio. Sono il suo avvocato. Mi hanno incaricato l'ufficio. Ho esaminato l'incartamento. Il suo è un caso delicato, ma sono sicuro del successo, se lei avrà fiducia in me. Grazie. Entriamo nel vivo della questione. Sono state prese informazioni sulla sua vita privata. Sappiamo che sua madre è morta recentemente all'ospizio. È stata fatta un'inchiesta a Marengo. E hanno scoperto che lei ha dato prova di insensibilità il giorno del funerale. Ma, mi dispiace toccare questo argomento, ma è importante e potrebbe essere un elemento molto forte per l'accusa se non sono messo in condizione di confutarlo. Mi dica, ma lei ha veramente sofferto quel giorno? Mi è difficile risponderle. Io volevo bene la mamma, ma questo non vuol dire niente. Tutti gli esseri normali hanno più o meno desiderato la morte di una persona cara. Mi promette di non dire cose simili all'udienza? E soprattutto al giudice istruttore, eh? Vede, il giorno del funerale della mamma io ero molto stanco, avevo sonno. Non riuscivo a rendermi conto di quello che succedeva. Quello che posso dirle è che avrei preferito che la mamma non fosse morta. Va bene, ma questo non basta. Posso dichiarare almeno che lei ha dominato i suoi sentimenti naturali? No. Perché non è vero.
Oh, tanto perché si regoli, il direttore e il personale dell'ospizio saranno certamente citati come testimoni dall'accusa e questo potrebbe diventare pericoloso. Ma questa storia non ha niente a che fare col mio caso. Si vede che lei non ha mai avuto rapporti con la giustizia. Voleva bene a sua madre? Sì, come tutti. Lei ha sparato 5 colpi di rivoltella, uno dopo l'altro, vero? No. Prima ho sparato un colpo solo. E dopo qualche secondo gli altri 4. Infatti, perché ha aspettato tra il primo e il secondo colpo? Perché ha sparato su un corpo già a terra? Perché? Bisogna che lei me lo dica. Perché? Perché? E questo? Lei lo conosce, questo qui? Sì, naturalmente. Io credo in Dio. E sono convinto che nessun uomo è colpevole al punto che Dio non possa perdonarlo. Ma bisogna per questo che l'uomo diventi come un bambino, la cui anima è vuota e pronta ad accogliere tutto. A mio parere c'è solo un punto oscuro nella sua deposizione. Il fatto che lei abbia aspettato prima di tirare il secondo colpo di rivoltella. Fino a quel punto è tutto chiaro. Ma da lì non capisco più. E lei? Lei crede in Dio? No. Ma è impossibile. Tutte le creature umane credono in Dio. Anche quelle che si sono allontanate da lui. Io ne sono convinto. Se dovessi dubitarne, la mia vita non avrebbe più senso. Lei vuole che la mia vita non abbia più senso? Questo non mi riguarda. Io sono cristiano. E domando io perdono delle tue colpe a questo qui. Come puoi dubitare che gli ha sofferto per causa tua? Lo vedi? Lo vedi? Anche tu credi e ti affiderai a lui? No. Non ho mai avuto a che fare con un'anima incallita come la tua. Tutti i criminali che sono passati di qui hanno pianto davanti a questo simbolo del dolore. Sei almeno pentito di quello che hai fatto? Più che pentito, provo un certo fastidio. Per oggi abbiamo finito, signor Anticristo. Le donne, è la prima cosa di cui si lamentano tutti. Beh, anch'io. Trovo che è un trattamento ingiusto. Ma è proprio per questo che vi mettono in prigione. Come per questo? Ma sì, la libertà è questa. Vi si priva della libertà. È vero. Non ci avevo pensato. Che punizione sarebbe se no? Bravo. Lei capisce le cose. Gli altri no. Però finiscono col darsi sollievo da soli. Di niente. John, non avevo...
bene. La sta bene? Non è mai stato meglio di così. Uscirai e ci sposeremo. Uscire, uscire, finito? Su, andiamo, andiamo. Finito, uscire, uscire. Andiamo, su. Sarai assolto. Uscire. Torneremo a fare i bagni. Finito. Arrivederci, mamma. Andiamo, su. Non credo che potrò più venire a trovarti. Non mi danno il permesso perché... perché non siamo sposati. Oggi hanno fatto un'eccezione. E così, presto è arrivata un'altra estate. Vediamo, adesso vorrei affrontare un argomento solo apparentemente estraneo a questa causa, ma che invece la riguarda molto da vicino. Dunque, nel mese di giugno dell'anno 1936, lei mise sua madre in un ospizio per vecchi. È vero o no? Sì, signor Presidente. Sì. E perché? Perché non avevo mezzi sufficienti per farla assistere e curare. E mi dica, le è dispiaciuto molto di essere costretto a mettere sua madre in un ospizio per vecchi? Né la mamma né io ci aspettavamo più niente l'uno dall'altra, e del resto da nessuno. E ci siamo abituati presto alle nostre nuove vite. Io non insisterei su questo punto, a meno che il procuratore generale non desideri fare una domanda. Con il permesso del signor Presidente,
Io vorrei sapere se l'accusato è ritornato verso la sorgente da solo con l'intenzione di uccidere l'arabo. Ma no! E allora, perché era armato? E perché è tornato esattamente in quello stesso luogo? È stato per caso. Non voglio sapere altro per il momento. Signor Presidente, mi permetta di intervenire. Io protesto. Un momento, avvocato. Dunque, non facciamo confusione. L'udienza è sospesa. Sarà ripresa alle ore 14 per l'escussione dei testimoni. L'udienza è sospesa. Fate uscire l'accusato. Vorrei sapere se la madre dell'accusato ha mai avuto occasione di lamentarsi con lei di suo figlio. Sì, signor Presidente, ma è un po' la mania di tutti i ricoverati quella di lamentarsi della loro famiglia. Sì. Vorrei sapere anche se rimproverava a suo figlio di averla messa in un ospizio per vecchi. Sì. C'è qualche cosa che l'ha colpito in modo particolare nel comportamento dell'accusato? Sì, la sua calma il giorno del funerale. Intendo dire che mi ha sorpreso che si sia rifiutato di vedere sua madre, che non abbia pianto neanche una volta e se ne sia andato subito dopo la sepoltura senza raccogliersi sulla tomba. C'è qualche domanda che il pubblico ministero voglia rivolgere al testimone? Oh, no! Questo mi basta. Va bene così. La ringrazio molto, signore. Non ha voluto vedere sua madre. Ha fumato. Ha bevuto una tazza di caffè latte e poi si è addormentato. Non ho sentito bene. Prego il signor Presidente di chiedere al testimone di ripetere. Se non è che questo... Ripeta, signore, ripeta. Ho detto che durante la veglia funebre ha bevuto una tazza di caffè latte, ha fumato una sigaretta e poi si è addormentato. Ho capito, grazie. Domando la parola. Signor Presidente, le dispiace chiedere al teste... se durante la veglia non ha fumato anche lui? Chi è l'accusato qui? Che cosa sono questi metodi? Che tendono a compromettere i testi dell'accusa per sminuirne le testimonianze che restano tuttavia schiaccianti. Ho fatto male, lo so, ma non ho osato rifiutare la sigaretta che il signore mi ha offerto. Sì. Forse l'accusato ha qualcosa da aggiungere? Niente. Soltanto che il teste ha ragione. È vero, io gli ho offerto una sigaretta. Sì, ma sono stato io a offrirgli il caffè latte. I signori giurati apprezzeranno. Infatti, i signori giurati apprezzeranno e concluderanno che un estraneo poteva offrire un caffè, ma che un figlio doveva rifiutarlo davanti al cadavere di colei che l'ha messo al mondo. Può raccontare che cosa ha fatto l'accusato il giorno del funerale di sua madre? Lei capirà, io ero talmente sconvolto. E allora non ho visto niente, sono perfino svenuto. Non ho potuto vedere cosa faceva il signore. Ha visto almeno se piangeva? No. I signori giurati apprezzeranno. E... ha notato invece che non piangeva? No.
Ecco il volto di questo processo, in cui tutto è vero e niente è vero. Grazie. Non si preoccupi, va tutto per il meglio. Lei stia tranquillo, conti su di me. Avvocato, sì? Per piacere, che sta succedendo? Bene, sentiamo. Il signor Meursault era un suo cliente? Sì, ma era anche un amico. Già. E che cosa pensa di lui? Io penso che è un uomo. Che cosa intende con questo? Ma lo sanno tutti che cosa vuol dire. Andiamo, via. Lei ha notato che l'accusato era, come suol dirsi, poco comunicativo? È uno che non parla se non ha niente da dire. Ci dica se pagava regolarmente i suoi conti. Questi erano affari fra noi. Vorrei che il teste ci dicesse che cosa pensa del delitto dell'accusato. Per me è una disgrazia. Tutti sanno cos'è una disgrazia. Capita e non c'è niente da fare. Per me è una disgrazia. Bene, molto bene, la ringrazio. Vorrei dire un'altra cosa. Sì, ma sia breve, per piacere, dica. È una disgrazia. Sì, ma sì, ho capito. E noi siamo qua per giudicare le disgrazie come questa. Ecco, arrivederci. Addio. Vediamo. Da quanto tempo lei conosce l'accusato? Da poco più di 3 anni. Parli più forte. Da poco più di 3 anni. Da quando ero impiegata come dattilografa nello stesso ufficio del signor Meursault. E quali erano i suoi rapporti con l'accusato? Eravamo amici. Dovevamo sposarci. La signorina Cardona potrebbe dirci quando ebbe inizio la sua relazione con l'accusato? Cominciò il primo sabato di luglio dell'anno scorso. Vedo. Esattamente il giorno dopo i funerali della signora Meursault. Andiamo. Non vorrei insistere su una questione così delicata, comprendo gli scrupoli della signorina, ma il dovere mi costringe a mettermi al di sopra delle convenienze. Io le chiedo di raccontarci che cosa avvenne il primo sabato del mese di luglio dell'anno scorso. Le chiedo scusa, ma devo insistere. D'estate, ogni sabato io vado al mare. Stavo per entrare in acqua quando l'ho visto e l'ho chiamato. Dopo il bagno abbiamo preso il sole per circa un'ora. E dopo abbiamo deciso di andare al cinema. E poi siamo andati a casa sua dove abbiamo passato la notte. Le dichiarazioni della signorina corrispondono esattamente a quelle che ci ha rilasciato nel corso dell'istruttoria. In seguito a tali dichiarazioni ho consultato i programmi di quel giorno nei cinema della nostra città. Ma preferirei che fosse la signorina Cardona in persona a dirci che film si proiettava in quella sala. Era un film di Fernandel. Signori giurati, l'indomani del funerale di sua madre quest'uomo andava a fare i bagni, iniziava una relazione irregolare e si divertiva assistendo a un film comico. Ma non è così. È un'altra cosa. Qui mi fanno dire il contrario di quello che penso. Io lo conosco bene. L'ho
non ha fatto niente. Niente. Andiamo, signorina. Venga. Era buono con il mio cane. A sua madre non aveva più niente da dire. Bisogna capire, bisogna capire. Signor Presidente, è innocente. Nessuno le ha chiesto degli apprezzamenti, ma dei fatti. Aspetti le mie domande e poi risponda. Vuole dirci quali erano i suoi rapporti con la vittima? Incominciamo subito col dire che era me che la vittima odiava. Da quando avevo picchiato la sorella. E la vittima aveva delle ragioni per odiare anche l'accusato? Nessuna. E se Marceau si trovava quel giorno sulla spiaggia, è stato per caso. Io vorrei che il testimone ci spiegasse allora come mai quella lettera, che è all'origine del dramma, è stata scritta dall'accusato. Per caso. Bisogna dire che il caso ha già parecchi pesi sulla coscienza in questa storia. Vorrei sapere se è per caso che l'accusato è andato a testimoniare al commissariato e se è sempre per caso che la sua testimonianza sia risultata di pura compiacenza. Ci vuole ora precisare quale mestiere esercita? Magazziniere. Signori giurati, è pubblicamente noto che il testimone esercita il mestiere di lenone. L'accusato era suo amico e suo complice. Si tratta, lo vedete, di un sordido delitto della più bassa specie. Signor Presidente, il pubblico ministero cerca Avvocato, di mettere... Avvocato, la prego, lasci finire il Io pubblico chiedo... ministero. Io ho ben poco da aggiungere. Era suo amico l'accusato. Sì, era mio amico. Era suo amico? Sì. Ecco. Quest'uomo, che all'indomani della morte della madre si dava alla dissolutezza più vergognosa, ha ucciso con leggerezza per liquidare un equivoco affare di donne. Ma insomma, è accusato di aver seppellito sua madre o di aver ucciso un uomo? Andiamo, andiamo, un po' di calma. Andiamo, accuso quest'uomo andiamo. Di aver seppellito sua madre con l'animo di un criminale. Concludendo, signori, ho ricostruito per voi la successione degli avvenimenti che hanno condotto quest'uomo a uccidere con piena cognizione di causa. E insisto su questo, perché non si tratta di un omicidio comune, di un atto inconsulto che potrebbe avere l'attenuante delle circostanze. Quest'uomo, signori, quest'uomo è intelligente, voi l'avete sentito, egli sa esprimersi come si deve. Non si può pensare che abbia agito senza sapere quello che faceva. Io mi sono chinato sulla sua anima, ma non ho trovato niente, signori giurati. Credetemi, non ha un'anima. Niente di umano, neppure il più elementare principio morale che alberga nel cuore di ogni uomo, esiste dentro di lui. Senza dubbio non possiamo rimproverargli di non avere quello che non ha saputo conquistarsi. Ma in quest'aula la virtù tutta negativa della tolleranza deve tramutarsi in quella meno facile, ma più elevata, della giustizia. Soprattutto quando il vuoto di un cuore, come quello scoperto in quest'uomo, diventa un baratro dove la società può sprofondare. Questa stessa corte, signori, giudicherà domani il più abominevole dei misfatti, un parricidio. Io non ho paura di dirlo,
L'orrore che provo per quell'orrendo delitto è quasi inferiore a quello che suscita in me l'insensibilità di quest'uomo. Colui che uccide moralmente sua madre si autoespelle dalla società come colui che alza la mano assassina sull'autore dei suoi giorni. Io vi chiedo la testa di quest'uomo e ve la chiedo a cuor leggero, che se m'è già accaduto nel corso della mia lunga e gravosa carriera di richiedere la pena capitale, mai come in questa occasione ho sentito questo penoso dovere compensato, bilanciato, rischiarato dalla coscienza di un comandamento imperioso e sacro per l'orrore che io provo davanti a un volto d'uomo dove non leggo niente che non sia mostruoso. Lei ha qualche cosa da aggiungere? Posso dire solo che non avevo intenzione di uccidere l'arabo. È un'affermazione. Sì. Io capisco male il sistema della sua difesa. E sarei contento, prima di dare la parola al suo avvocato, se lei volesse spiegarci i motivi che l'hanno spinta a uccidere. Ecco, io, è stato per colpa del sole. Ebbene, la parola è alla difesa. Signori giurati, è vero, io ho ucciso. Ma cosa dici? Silenzio, tutti gli avvocati fanno così. Anch'io mi sono chinato su quest'anima. E contrariamente all'opinione dell'eminente collega della pubblica accusa, ho trovato qualcosa, anzi vi ho letto come in un libro aperto. Siamo alla presenza di un onest'uomo, lavoratore instancabile, fedele alla ditta che lo impiegava, amato da tutti e comprensivo per le miserie altrui. Mi stupisco, signori giurati, del gran chiasso fatto intorno a questo spizio. Questo è un figlio modello che ha provveduto a sua madre finché gli è stato possibile e ha sperato che una casa di riposo avrebbe potuto dare alla donna ormai vecchia quelle comodità che i suoi mezzi non le potevano procurare. Ammesso che occorra ancora oggi fornire una prova dell'utilità e della magnanimità di queste istituzioni, basterà dire che è lo Stato stesso che le sovvenziona. Quindi quest'uomo non soltanto rispetta le regole della società, ma ha dato prova di aver fede nelle sue istituzioni. Le scuole, gli ospedali, gli ospizi, la giustizia. Sì, signori, la giustizia. Signori giurati, voi non potete condannare a morte un uomo che ha avuto un solo minuto di smarrimento. Vi chiedo di concedergli le circostanze attenuanti per un errore di cui porta già il peso di un eterno rimorso. Bravo, molto bene. In nome del popolo francese, la Corte, dopo aver deliberato in conformità alla legge, dichiara l'accusato colpevole dei fatti addebitatigli e, in applicazione degli articoli della legge, lo condanna alla decapitazione su una pubblica piazza. È all'alba che vengono, lo so. Così passo le notti ad aspettare quell'alba. Non mi è mai piaciuto di farmi sorprendere. Meglio dormire durante il giorno e di notte aspettare che nasca la luce. Anche se a questo punto un rumore di passi potrebbe farmi scoppiare il cuore. Infatti basta il minimo fruscio per farmi balzare alla porta. E qui, con l'orecchio schiacciato contro il legno, aspetto disperato.
finché non sento altro che il mio respiro. E mi spaventa di sentirlo rauco e così simile al rantolo di un cane. Il cuore non è scoppiato ed io ho guadagnato altre 24 ore. Per la terza volta ho rifiutato la visita del prete. Non ho niente da dirgli e non ho voglia di parlare. Passo la giornata a riflettere che poco importa morire a 30 anni oppure a 70. Dal momento che si muore, come e quando, non ha importanza. Se riesco ad accettare questo ragionamento, conquisto un'ora di calma. Non ho bisogno di vedere il prete. Non aver paura. Lei viene di solito in un altro momento. È soltanto una visita amichevole che non ha niente a che fare col tuo ricorso, di cui non so nulla. Siediti qui vicino a me. No. Grazie. Perché rifiuti le mie visite? Io non credo in Dio. Ne sei proprio sicuro? Non me lo sono mai domandato. Mi sembra una questione senza importanza. A volte ci si crede sicuri. E in realtà non lo si è affatto. Tu cosa ne pensi? È possibile. In ogni modo, io non saprei dire con sicurezza quali sono le cose che mi interessano, ma sono assolutamente sicuro di quelle che non mi interessano. E ciò di cui lei mi parla non mi interessa affatto. Non credi che sia la disperazione farti parlare così? Io non sono disperato. Ho soltanto paura. Mi sembra naturale. Dio potrebbe aiutarti. Non è il fatto che tu sia condannato a morte che mi induce a parlarti così. Noi siamo tutti condannati a morte. Non è la stessa cosa. E comunque non può essere in nessun modo una consolazione. Certo. Ma anche se non morirai oggi, morirai più tardi. Questo stesso problema ti si porrà in ogni caso. Come affronterai allora questa terribile prova? Esattamente come l'affronto in questo momento. Tu vivi dunque senza una speranza. Vivi nella convinzione che con la morte sarà tutto finito. Sì. Ho pietà di te. Deve essere un pensiero insopportabile per un uomo. Ascoltami. Sono sicuro che la domanda di grazia verrà accolta, ma non è questa la cosa più importante. Tu porti il peso di un peccato di cui devi liberarti. La giustizia umana non conta. La giustizia divina è tutto. Ma è proprio la prima che mi ha condannato. Sì, ma non è servita a lavare il tuo peccato. Io non so che cosa sia un peccato. Mi hanno detto soltanto che sono un colpevole. Sono colpevole e pago. Non potete chiedermi altro. Tu sei in errore, figlio mio. Si può chiederti di più. Può darsi che ti si chieda di più. Come di più? Ti si potrebbe chiedere di vedere. Vedere cosa? Tutte queste pietre trasudano dolore. Io lo so. Le ho sempre guardate con tanta angoscia. Ma in fondo al cuore so anche che i più infelici fra voi hanno visto sorgere da questa oscurità un volto divino. È questo volto che ti si chiede di vedere. Sono mesi ormai che io guardo questi muri,
Non c'è cosa né persona che io conosca meglio al mondo. Sì, forse. Da principio vi ho cercato anch'io il disegno di un volto, ma quel volto aveva il colore del sole e la fiamma del desiderio. Era il volto di una donna che si chiama Maria. Ma l'ho cercato invano. Adesso è finita. E comunque non ho mai visto sorgere niente dal sudore di queste pietre. Posso abbracciarti? No. Ami dunque questa terra a tal punto? Sì. No. Non posso crederti. Sono sicuro che ti è accaduto di desiderare un'altra vita. Sì, naturalmente, ma questo non è più importante del desiderio d'essere ricchi, di nuotare veloci o di avere una bocca più bella. È nello stesso ordine di cose. Vorrei sapere come immagini quest'altra vita. Una vita in cui possa ricordarmi di questa. E adesso ne ho abbastanza, signore, mi lasci in pace. Mi resta poco tempo. Non voglio sprecarlo con Dio. Perché mi chiami signore e non mi chiami padre? Lei non è mio padre. E sta con gli altri. No, figlio mio. Io sono con te. Ma tu non te ne rendi conto perché il tuo cuore è cieco. Pregherò per te. Non voglio che tu preghi per me. Ti senti tanto sicura, vero? Eppure nessuna delle tue certezze vale il capello di una donna. Non sei neanche sicuro di essere vivo perché vivi come un morto. Sembra che io abbia le mani vuote. Ma io sono sicuro di me, sicuro di tutto, della mia vita e di questa morte che sta per venire. Sì, io non ho che questo, ma questa almeno è una verità. Che importa la morte degli altri, l'amore di una madre? Che mi importa del tuo Dio? La vita che ci siamo scelti, il destino che ci meritiamo. Anche gli altri saranno condannati un giorno. Anche tu sarai condannato. Che cosa importa se un uomo accusato d'omicidio è giustiziato perché non ha pianto al funerale di sua madre? Il cane di Salamano valeva quanto sua moglie o quanto Maria che voleva che io la sposassi. Ma che importa se Raimondo è amico mio, come Celeste, che vale molto di più? Ma che importa se Maria offre oggi la sua bocca a un uomo Bersol? Non vuoi capire dunque che anche tu sei condannato e che dal fondo del mio avvenire... Tienilo! Fermo! Lasciatelo. Lasciatelo. Appena se n'è andato, ho ritrovato la calma. Devo anche aver dormito, perché svegliandomi ho sentito sul viso la luce delle stelle. Giungono fino a qui i rumori della campagna, dei profumi notturni di terre di sale che rinfrescano le tempie. La meravigliosa pace di questa estate addormentata mi penetra come una marea. Le sirene, al limite della notte, annunciano le partenze per un mondo che ormai mi è per sempre indifferente. Per la prima volta dopo parecchio tempo ho pensato alla mamma. E mi sembra di capire perché alla fine della vita si era preso un fidanzato e perché aveva giocato a ricominciare. Anche laggiù, intorno a quell'ospizio dove molte vite andavano a spegnersi, la sera doveva essere come una malinconica tregua. A un passo dalla morte, la mamma deve essersi sentita liberata e pronta a rivivere tutto. Nessuno ha il diritto di compiangerla. Mi sento anch'io pronto a rivivere tutto. Come se quella grande collera mi avesse purgato dal male e svuotato della speranza. Davanti a questa notte, carica di presagi e di stelle, mi offro per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo. Trovandolo così simile a me, così fraterno finalmente, sento che sono stato felice e che lo sono ancora.
perché tutto sia consumato, perché io mi senta meno solo, non mi resta che augurarmi che ci siano molti spettatori alla mia esecuzione e che mi accolgano con delle grida di odio. Dovevo fumare. E offrì una sigla.